Ciao a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Perdonatemi, ma sono svociatissimo. Buon anno a tutti quanti. E in prima cosa vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto. Doppio K Fitness TV, in questo video vi faccio vedere, vi mostro un circuito, o meglio, alcuni esercizi per allenare al top gli obliqui. Andiamoci a vedere insieme. Di nuovo, iscriviti al canale e per qualsiasi informazione non ti resta che scriverlo nei commenti se hai qualche dubbio. Subito di corsa andiamoci a fare questi tre esercizi per gli obliqui. Beh, questo ve l'ho fatto vedere talmente tante volte che è impossibile non conoscerlo. Per chi non lo conoscesse, iniziasse a farlo subito. Plank laterale con molleggio, perfetto per attivare il trasverso e l'obliquo, quindi addominali a go-go. Come vedete, il movimento è molto dinamico, su e giù con una buona intensità. Imparate una cosa importantissima: l'addome che sta lavorando in questo caso è la parte del corpo che sta verso il pavimento, quindi non forzate la parte alta perché state praticamente facendo un crunch con quella in basso. Andate in intensità massima, serie almeno da 15 ripetizioni. Il secondo esercizio che vediamo è la torsione del busto bacino in plank, quindi porto tutto il corpo indirizzando il bacino una volta a sinistra, una volta a destra. Gambe larghe, esecuzione il più dinamica possibile anche in questo caso. Ovviamente non forzate la schiena, per chi avesse problemi è giusto evitarlo, per chi sta bene e fa il plank classico in maniera molto tranquilla. È facile da fare, ve l'ho anche zoomato proprio per farvi vedere come il bacino lavora ruotando da una parte all'altra e quanto fatelo, perché si sentirà tantissimo il lavoro intenso sul trasverso anche in questo caso. Serie senza numero, quindi no stop fino alla morte. Terzo e ultimo della top 3 di questi allenamenti è il crunch con la gamba alternata verso l'alto. Ogni volta che saliamo, indirizziamo il busto e le braccia in diagonale, quindi andiamo a toccare la punta del piede per chi ci arriva, o comunque indirizziamo verso lo stinco le braccia e il corpo. Molto intenso, però ricordatevi di farlo nel modo più giusto possibile, anche se siete stanchi, non forzate mai il collo. Per chi volesse strafare, usare un peso. Grazie mille per aver visto anche questo video. Se i contenuti che pubblico ti piacciono, anche da svociato, iscriviti al canale e non perderti nessun aggiornamento cliccando sulla campanellina. Per qualsiasi informazione, tieniti pronto perché sto per lanciare www.vkpfitness.com, il tuo sito che diventerà riferimento per allenamenti in palestra e a casa. Ovviamente troverai all'interno delle guide che potrai scaricare semplicemente lasciando la tua mail migliore per essere poi contattato per qualsiasi aggiornamento che farò all'interno del sito. Ciao a tutti, buon fitness dal vostro coach Fabrizio Ferri.